Inizia con una sconfitta il 2015 per l'Avis Borussia Policoro. Non basta il cuore biancorosso per piegare il Futsal Isola, compagine in corsa per il salto di categoria. Al Pala Ercole le laziali si impongono per 5-3 e portano a casa il bottino pieno. Ma non è stata una passeggiata per l'Isola, che ha dovuto faticare non poco per avere ragione dei metapontini e centrare il primo successo del girone di ritorno. Avis in campo senza Sciarnoschi e Cirienza, squalificati, ma con due volti nuovi, lo spagnolo Diego Rodriguez e l'estremo difensore Donato Massafra. Futsal Isola subito pericoloso. Al terzo, con una doppia azione, laziali sfiorano la rete centrando il palo. Un minuto dopo gli ospiti sono ancora insidiosi con Moreira, ma Safra neutralizza. L'Avis si attenta e pronta a pungere. Al quinto, sfruttando un errore del Futsal Isola, Pizzo prende la palla e serve Goldoni, che con un rasoterra beffa Basile e sigla l'1-0. Gli ospiti si portano sotto e insediano più volte la porta difesa da Massafra, che riesce a sventare gli assalti, fino al nono, quando Marcelligno salta l'estremo difensore ionico e serve Ghiotti, che non sbaglia e rimette le cose in parità. Al dodicesimo, nuovo brivido per i padroni di casa, con la palla che finisce sull'incrocio dei pali. Pochi secondi il fronte si capovolge nuovamente e il tandem Pizzo Goldoni risulta ancora vincente. Lancio lungo del bomber brasiliano per Goldoni, che trafigge Basile per la seconda volta. L'illusione del vantaggio dura appena due minuti, lo stesso tempo che ci mette il Futsal Isola prima a pareggiare con il tiro di Emer e la sfortunata deviazione di Pizzo e poi a passare in vantaggio al quindicesimo grazie all'intuizione di Moreira. A 20 secondi dalla fine gli ospiti hanno l'occasione di allungare ancora, ma questa volta Emer è impreciso e la palla finisce sulla rete. Nella ripresa l'Avis cerca il varco giusto per riaprire i giochi. Al sesto Goldoni ha un'ottima palla, ma il suo tiro è troppo centrale e finisce su Basile. Pochi secondi dopo è Massafra ad essere decisivo, contropiede e ancora Goldoni pericoloso per i laziali. All'undicesimo ci prova De Silva dalla distanza, palla di poco al lato. Ma il Futsal Isola non è sazio e al decimo trova il varco giusto grazie alla combinazione Ghiotti di Elbeck, che supera agevolmente la difesa bianconera. Due minuti dopo ed è Capitan Grandinetti con una bella azione in solitaria a tenere aperte le speranze metapontine. Al sedicesimo ancora Da Silva pericoloso con una bomba dalla distanza. Poco dopo il giocatore brasiliano viene espulso per somma d'ammonizioni, lasciando l'Avis Borussia in 4. E dell'inferiorità numerica approfittano ancora i laziali, realizzando il definitivo 5-3 al 17esimo, ancora una volta con Ghiotti. Inutile il portiere di movimento messo in campo dai padroni di casa negli ultimi minuti. L'Avis Borussia Policoro è costretta ad incassare l'ennesima sconfitta, che significa sempre penultimo posto in classifica a soli 8 punti. A fine gara i commenti di Capitan Grandinetti e di Tiago Goldoni. Abbiamo fatto comunque una buona prestazione, eravamo 6 uomini, oggi il resto è tutto under 21, eravamo solo come cambi io e il nuovo Diego, lo spagnolo, che ha fatto un'ottima partita, un ottimo esordio. Il problema è che stiamo giocando anche, l'hai visto, giochiamo però portiamo a casa 0 punti ogni volta e questo non va bene né al morale né alla classifica della squadra. Ho fatto questa cosa, sono contento a livello personale, però a livello personale mi interessa davvero poco, mi interessa salvare questa squadra. Abbiamo questo compito, tutti i ragazzi, tutti i giocatori che si stanno impegnando, anzi, visto che mi state intervistando, colgo l'occasione di ringraziarli per tutto l'impegno che ci mettono sia durante gli allenamenti e per la personalità e per l'impegno che stanno appunto mettendo, quindi non posso rimproverare niente ai miei ragazzi e speriamo di salvarci perché abbiamo le qualità e anche oggi, come detto prima, pensavamo che ci prendevano a pallonate, invece sul 4-3 abbiamo due buone occasioni per pareggiare, è stato bravo il loro portiere, pazienza, testa giù e pensiamo alla Cireale. Ogni partita ne perdiamo uno, ne prendiamo due, ne prendiamo due, ne prendiamo uno, ogni partita non abbiamo mai la rosa completa e questo è un problema per noi, anche soprattutto la Cireale perché è uno scontro diretto. Gli arbitri, non so, è un po' di partite che li vedo un po' stanchi perché non capisco, stare il palazzetto qui che è troppo bello e vogliono diventare protagonisti tutti, non lo so, però anche oggi avete visto errori veramente grossolani. E questo non va bene, questo non va bene. Come le ultime due partite in fuori casa, l'ultima in casa prima della sosta, noi abbiamo giocato abbastanza bene, abbiamo sfruttato abbastanza me, che prima non facevamo tanto. Sì, abbiamo avuto la sfortuna, però è brutto sempre dire così, la sfortuna, magari dobbiamo essere un pochettino in più cinici sotto porta noi e commettere qualche sbaglio di meno indietro. Io sono convinto,
spero che se continuiamo a lavorare così, a sudare così in allenamento, facendo tutto quello che vuole il mister, facendo bene così, io sono sicuro che riusciremo a cambiare questa rotta male che abbiamo adesso. Per me oggi si è visto bene che da Silva, come ha visto che non prendeva il pallone, lui si è fatto pure un passo indietro. Poi l'arbitraggio sappiamo che è così, vabbè, un fallo su di me là quando era 4 contro 3, poi il contropiede del gol. Però quello, penso che non dobbiamo pensare all'arbitro, sappiamo quello, però dobbiamo lavorare ancora di più per riuscire da questa situazione.